Buon pomeriggio a tutti quanti, bella Big Minion e benvenuti alla live delle 18:30. Oh, che bello! Sono veramente felice oggi perché ormai è un po' di settimane che stiamo portando avanti il canale in maniera continuativa e per ora la scaletta non è quasi mai saltata. Di questa cosa sono molto felice, devo ringraziare soprattutto i miei due partner che ora in questo momento sono assenti. Però che comunque anche loro hanno deciso di imbarcarsi in questa avventura incredibile. Allora, grazie Big Minion, grazie, grazie. Poi avrò modo di ringraziarli personalmente stasera. Allora, già che poi tu non hai ancora conosciuto il terzo, ma tornerà, è quasi pronto. Praticamente ieri è esploso l'hard disk del computer. Allora, stavo dicendo, Dark Messiah. Ieri sarà crashato, non so, forse 3 volte, quindi ci è andata anche di lusso. E oggi si prosegue, non so ormai quanto mancherà alla fine. Spero poco perché l'ulcera inizia a farsi sentire prepotente nel mio stomaco. Poi ogni volta che lo avvio si bugga la schermata, quindi 10. e mi tocca riavviare il monitor, tutto quanto. Speriamo che non succeda anche adesso. Vediamo un po'. Attenzione. Attenzione. Ok, perché se cambio scena ancora. C'è rimasto l'immagine di lì. Però ci piace lo stesso. Se cambio scena prima che appaia il menu, non vedo il menu. Se è un bug incredibile. Io non riesco a farne una scaletta decente. Io quando posso. Lo so. Il problema è quello. Trovare la continuità perché magari ti trovi delle giornate che per lì sei libero, ma poi succede di tutto e non resti più libero in quel periodo. Ci vuole un po' per trovare la quadra. Noi ci stiamo riuscendo adesso, ma per puro miracolo. Però non è detto che continuerà così la nostra schedulazione. Magari la live delle 18:30 diventa la live delle 19, quella delle 21:30, quella delle 21. Non si sa ancora, è tutto. Zareth, ce l'hai fatta! Il tempio straripa di È energia. tutto Mi un sento come se divenire. potessi sollevare una montagna. Prova a sollevare una Eh grotta. sì, è Prendiamo il pezzo e perché. scappiamo prima che Arantir. Prima che Arantir ci metta il Mi c'è naso, quel che ne resta. rimasto. Vai a. Mi c'è rimasto perché ieri abbiamo fatto The House of Da Vinci insieme. E visto che lui non ha webcam dove si trova in questo momento, io ci ho messo l'immaginina. Però mi rendo conto che sta. Dove c'è il mana? Quindi facciamo così. Così. È crashato il gioco. Ah no. Vediamo un po'. Vediamo un po'. Vediamo un po'. Ok, dovrebbe essere risolto. Avanti tu. Vediamo. Ditemi Controlla che se i sia volumi sicuro. vanno bene, sono troppo alti, troppo bassi. Oggi si prosegue contro i mostri giganti. L'altra volta mi sono fermato qui perché ci. Che è? Oh! Smettila! Scusa, perché questi due stavano asfaltando. Per l'appunto, mi stavano asfaltando il culo. Adesso non mi ricordavo che arrivavano da lì. Però va bene. È il bello della diretta. Dark Messiah è un gioco molto Zareth, ce l'hai simpatico. fatta! Il Ehi! tempio straripa di energia! Mi sento come se potessi sollevare Con una queste montagna! signorine Prova a sollevare che una cercano porta. di pigiarmi in Prendiamo il tutti i teschio e modi, mi vogliono scappiamo prima che limonare. Arantir. Prima che Arantir ci metta il È naso, una quel roba che ne resta. incredibile. Vai avanti tu. Certo, Controlla vado che sia avanti io. sicuro. Che tanto le mazzate me le chiappo sempre io, signorina. Ho intenzione. Te non so se lo sapevi, Minimo, ma ho intenzione di portare tutta la visual novel di Fate. Tutte e tre le route. È una roba immensa, però penso di potercela fare. Come live delle 18:30. Sto ancora pensando. L'ho trovata tradotta in italiano. E vorrei tanto, perché mi ispirava. Visto che non. Le varie trasposizioni anime non sono proprio complete. E non esiste una vera trasposizione della prima route. Mi intrigava l'idea. Sono morti? Oh, sì. No, non puoi iniziare con calma con Dark Messiah. Il cancello è Non bloccato. puoi Mi respirare che servirà già altra ti energia per aprirlo. asfaltano. Salta quando sarà abbastanza aperto. Io ti seguirò. Vai. Che bello. È Ora aperto.
io. Forza, lui, non lo terrò a lungo. Ti seguirò. Ma... corri, Saret. Corro. Leanna. È un peccato che ti... ma perché? Cioè, iniziare con calma è improponibile. Perché tanto non fai il tempo a respirare che già ti vengono ti lanciano le frecce negli occhi. Mi dispiace tanto, mio caro, ma non avresti potuto far nulla per salvarla. Comunque, detto fra noi, lei non era proprio il tuo tipo. Scordatela, vai! Ti rendi conto quanto è gelosa la signorina? Ah, eh sì, e devo salvare ogni 3x2 perché... salvato in tempo, non crashare. Rage 2 è una bella idea. Comunque, sì. Non l'ho giocato, ma vedendo il gameplay. Dobbiamo avvicinarci alla statua a forma di ragno. Ci sarà un'iscrizione o qualcos'altro. Trova informazioni che spieghino come accedere al teschio delle ombre. Ok. No, non ci casco. Guarda, la statua del ragno. Avviciniamoci e guardiamo come funziona. Ma l'hai già giocato? O sarebbe la tua prima partita? Come mi ci avvicino? C'è una leva che non ho visto probabilmente. Da questi piccoli ciechi possono essere un grosso problema. Leva. Questi fanno qualcosa? No. Ma tu la sera, Big Minion, non puoi mai giocare anche una partita a Sea of Thieves con noi? O sei troppo incasinato? Riesci solo la mattina. Mi ricordo che mi hai detto che riuscivi solo la mattina, o mi sbaglio? Mi sa che mi tocca scendere. Eh sì, è obbligatorio. Sì. Venite qua. Ma sono zombie. Ah, bene! Aia! Fanno anche male. Quanti sono? Oh, ma stiamo scherzando? Troppi. Aia! Cosa? Stiamo scherzando? Siamo sicuri. Non credo che siano arrivati. Ok. Qualcosa gli faccio allora. Ah, mi hanno avvelenato. Porca puttana. Mi sa che ci rimango, amici. O forse no. Dov'è? Non c'è caso. Ok. E un altro è andato. Questo non lo posso sollevare, neanche questo. Non siete mica pochi, qua. Provate, ho visto che mi volevo. Crashato, non è possibile crash ogni 3x2, gioco di merda. Non lo sto anche facendo contro i zombie. Ma come si fa? Non l'ho salvato. No, ho il salvataggio l'ho fatto in automatico. Non mi ricordo adesso.
Ah, ok, siamo qui. Dobbiamo avvicinarci alla statua a forma di ragno. Sì. Ci sarà un'iscrizione o qualcos'altro. Partiamo già armati. Belli duri. Scendi. No! Porca puttana. Sto attento quando mi sbrosciano addosso e ora mi... Cosa? Aia! È morto? Oh. Aia. Vai. Che è successo? Cash. Non so dove. Ancora tutti vivi? Come? Ok, forse... Aia. Oh. Uno. Mi sa che devo per forza ucciderli così. Sì. Ok. Ah, mi sa che ci rimango secco un'altra volta. Devo trovare un modo di recuperare energia. Ok. Adesso mi incasto nelle pareti. Ancora. Sono duri. Sono durelli. Niente. E un altro è andato. No, mi hanno riavvelenato. Antidoto, antidoto. Ok. Ok, devo fare il giro. Ok. Ah, ma c'avevo anche la... Ma che stupido, c'avevo anche la pozione curativa, me ne sono proprio dimenticato. Ok. 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 Dovrebbero essere finiti. No? Spero di sì. Ci dovrebbe essere una leva da qualche parte. Credo. Qui. Vado da qualche parte? No. Allora, con estrema calma e pazienza. Io devo arrivare alla statua del ragno. Giusto. Di qua. Qua. E dai. Ma cos'è che mi fa tanto danno qui? Stiamo scherzando. Vado via. Che paura poi. Oh. Siamo scemi? Non so se sto facendo giusto, eh. Deve essere una leva da qualche parte, per forza, non ha senso, attenti. Antidoto, buono, buono. Ok, provo a fare una cosa, eh. Magari funziona. Ok. Ok, ci sono. Adesso che sono qui, no? Quindi che c'è un muro invisibile? Ok. È servito a qualcosa? Ovviamente no. No! Okay.
Provo a tornare indietro. Domani è la mia prima caduta, giuro. Giuro su quello che volete. Ah, non posso più andare avanti. Ah, aspetta un po'. Non so. Niente. Sicuramente mi sta sfuggendo qualcosa. Le cose divertenti. Buonasera, signor Caccio. Buonasera. Ho sconfitto i Gollum dell'altra volta. But mi sono perso. Cioè, non so più come andare avanti. Credo di essere anche quasi alla fine del gioco a questo punto. Ho anche provato a salire qua. Ma non è. Aspetta un attimo, scusa. Magari sono dei pulsanti. No. Pessima idea. Qui niente, mi sono perso. Non so neanche più come andarmi da qua. Obiettivo: trova informazioni che spieghino come accedere al task delle ombre. Trova il task delle ombre e fuggi dalla cripta. Più facile. Ok, niente danno. Più facile a dirsi che a fa. Sepolto. Dopo il suo glorioso ritorno, il suo cuore è reale al settimo drago. Ripudio il settimo drago e dovresti farlo anche tu, Sareth. Visto ciò che ha fatto alla tua famiglia. Pugnale. Ma anche qui. Non è stata la soluzione che speravo. C'è neanche una leva, niente, è pazzesco. Ma per quella catena lì? Aspetta un po'. Dai, The House of Leonardo ti sveglia la mente, Anche se non credo. Credevo, ti giuro per un secondo, ho creduto di avercela fatta al primo colpo, Proviamo. Che danno stavolta, che ho fatto danno stavolta. Sempre se, sempre che sia quello il posto dove... Se continua a perdere vita così, c'è poco che io possa fare. Allora, proviamo un attimo a tornare indietro. Allora, aspetta un secondo. Il ragno è lì, devo arrivare lì, Ok, qui ci vuole della riflettanza. Come ci posso arrivare lì? Dai, abbastanza bene. Sono tornato, come sempre, preciso per fare la live. Mi sto portando avanti Fable 2, che è una figata incredibile. E... per il resto, dai, tutto bene. Da ieri sera ora è cambiato poco. Lei? Tutto a posto? Come va la vita? Spero. Alla grande. Perché è quello che ci... perché è quello che ci vuole in questo momento.
calma. Ups, c'è più danni che altro. Ok, come ci arrivo lì adesso? Che fatica. Allora, trova il task delle ombre e fugge. Trova informazioni che spieghino come accedere al task delle ombre. Vedere là che non è qui la situazione. Aspetta. Proviamo a tornare qua su. Ci fa tornare? No. No. Tutto bene, grazie soprattutto da quando ho smesso di giocare ad un gioco veramente osceno. Ora lei mi deve assolutamente dire il titolo di questo gioco. Quel gioco è l'innominato su questo canale. Glielo dico subito, quel gioco è l'innominabile. Maledetto LOL. LOL ha rovinato un sacco di robe. Poi ha veramente una community. Mamma mia. Terribile. Cosa? Pozioncino. Ok. E mi dica un po' che cos'è che le ha fatto dire basta, non devo più giocarlo. Sono veramente curioso di saperlo. Allora, Valorant. Ah, vabbè. L'ho provato. Anche il live. Cioè, mi sembra che c'era anche lei, credo, non ricordo. L'ho provato. Non mi è dispiaciuto perché per me tutti i gameplay che mi ricordano CSGO mi vanno benissimo. Mi piace l'immediatezza del gioco. Ma cioè almeno personalmente mi spallo dopo 2 secondi. E non è una sensazione che provo con CSGO, cioè CSGO lo gioco tranquillamente anche ora e non mi spalla mai, però son gusti, eh. Valorant, la cosa più carina è il fatto che è molto immediato, molto... Poi si sa, il fumettoso, no? Il cartunesco tira, no?
grazie a quell'altro gioco Battle Royale che non possiamo nominare in questa sede. Devo chiedere aiuto al mio collega perché mi sono veramente perso e non ho voglia di fa... Mi sa che ho sbagliato qualcosa. Vediamo un po' se... Eccolo qua. Fra! Sto in live con Dark Messiah e ho un grosso problema. Non riesco ad arrivare alla camera con la statua... con la statua del ragno gigante. Ho sconfitto tutti quegli zombie. Sono in questa stanza ma non riesco più ad andare avanti. Come devo fare? Di solito lui mi salva per queste cose. Modo di passare oltre. C'è qualcosa che devo rompere? Ma che è sto rumore che ogni tanto sento? Cos'è? Penso che la community sia il motivo di tanti per cui hanno abbandonato LOL. Dai, rispondimi, Fra. Sto in crisi. Niente, poi c'è anche il cielo esami e stra impegnato. Qui non ho modo di risalire, vero? Oddio, provassi a rompere il gioco in qualche modo, così. No, sarebbe stato troppo bello. Andiamo, Edo! Cerca di... Yes! E siamo a 2! E non ho salvato! Comunque ho capito! Dove sta il problema? È quando ricevo le notifiche di Windows che il gioco decide di morire. È talmente felice di farmi vedere le notifiche che si chiude. Porca puttana. Fra, ho bisogno di te. Oddio, ci dà troppa ragione. Carica la partita. No. Non ci sono i salvataggi. Credo. Sì. Dobbiamo avvicinarci alla statua a forma di ragno. Ci no. Sarà un'iscrizione o qualcos'altro. No. Tocca risconfiggere tutti i non morti. Guarda, la statua del ragno. Avviciniamoci e guardiamo come funziona. Ma avviciniamoci come? Tacci tua che non mi dai mai una mano. Devo fare sempre tutto il lavoro sporco. Come ci entro lì? C'è una leva che non so. No, ovviamente. Inizio anche ad avere un po' di fame. Mi sa che dopo un toast non me lo leva nessuno.
Quindi c'è da sconfiggere tutti questi piripillu. Sono duri, eh. Cioè, sono lenti, ma fanno male. Poi li devo per forza. E poi mi sbrosciano addosso. Mi piace il termine sbrosciare. Se rende l'idea. L'unico. No, poi l'unico modo per uccidere è fare questo. Tenti. Si rialzano. Vabbè, giustamente sono non morti, però. Ok, adesso è il momento. Dov'è l'altro? Scappato. Ok. Ma qui c'è un pugnale. Ma sto pugnale magari non è che serviva qualcosa. Come me l'ha messo il pugnale? Come me l'ha messo il pugnale? Porco demonio, non trovo più il pugnale che mi ha dato. Appena avevo fatto questo. Ok. Ed è accaduto questo. Che reca questo messaggio? Sepolto. Dopo il suo glorioso ritorno, il suo cuore era leale al settimo drago. Ripudio il settimo drago e dovresti farlo anche tu, Saret. Visto ciò che ha fatto alla tua famiglia. Quelle X mi indicano come indicazione. Perché? Dici? È stato. Oh! Che paura! Ma siamo scemi? Siamo scemi? Oh! Pure jumpscare in questo gioco, no, eh? È andato. Tu dici qui sta la soluzione a tutto. Ma c'è stato anche prima qua, non so. Ho sprovo. Poi sale quando gli pare. Niente, ok. Oh my god. No. Aspetta un attimo, Mi è venuta una mezza idea. Così, A destra? Qua? A destra di cosa, scusami? Ma vaffanculo, era semplicissimo! Semplicissimo! E mi sono perso un bicchiere d'acqua malatissima! No, vabbè. Mi vergogno. No, non ce la fa. Vedi la placca? Le cavità servono a contenere 4 gemme. Solo Urgash sa dove quei mostri potrebbero averle nascoste. Schifo, ma dai. Ok. Ora dobbiamo riuscire ad aprire quella porta. È qui, oltre la porta. La percepisci? None. Fammi passare. Allora, qui c'è da fare gli alti ragionamenti. Ah, ok, no, ma tanto devo trovare il modo. Ah, ok, no. Però adesso che sono arrivato qui devo trovare il modo.
È proprio brutto, brutto. Come? Sto riflettendo, qui non ci si, non ci si sale. Poi ho ancora capito se sono io che ho un pessimo senso di orientamento o il level design di questo gioco è fatto un po' strano. Attenzione. Oh! Allora, per entrare nella cripta, piazza il cristallo della luna nella testa del ragno. Per entrare, trova il gioiello. Vabbè, lo leggiamo dopo. Per entrare nello scrigno del te... Sto leggendo, gioco! Per entrare nello scrigno del Teschio delle Ombre, riporta le tre gemme dell'aspetto. Il cuore della matrona, con un osso del profeta caduto. L'anima della matrona. Vabbè. Stiamo. Sotto la tomba di colui che scatenò le guerre del sangue. L'occhio della vergine nelle mura della cripta. Ok. Quindi. Quindi. Obiettivo. Ok, ma. E dove. Qualche altro indizio per me? Davvero? Adesso devo trovare un modo di andare. Di nuovo devo scendere? Lei dice? Sti cazzi. Senza danno. Cioè lei mi sta dicendo che devo rifarmi tutta la strada? Ah, lei ha detto che qui è sulla destra. No, sulla sinistra della X aveva visto qualcosa. Se non erro. E quel qualcosa lei cosa mi intendeva? No, adesso sta a sinistra del piano inferiore della tomba con le X. Buon salve anche a lei. Buongiorno. Giornata dura, eh. Capisco. Modo di aprire le tombe per vedere se c'è qua. Allora, non sono stanze, ma sono corridoi. Cioè, corridoi, via. Sono dei piccoli. Chi è? Che paura! Caccio, la pacca è finita. È arrivata la capa. È arrivata la capa. Allora, non riesco ad andare avanti in questa situazione. Ci credo. Come? Allora, vediamo. Oh. Sì, sì, mi ci vuole un po' di incoraggiamento. Allora, secondo lei questo. Sì, ho trovato! Cristallo della luna. E uno. Ah, va. Abbiamo trovato il cristallo della luna. Riporta la statua del ragno e insiste la gemma nella sua testa. Ok.
Ho portato un po' di cioccolate, hai visto? Sì, la fa un mio. Allora, vedi, serviva la capa per capire dove andare. Allora, posizioniamola. Molto bene. Con la calma estrema si sta aprendo la porta. Giuro che ci sono se ci sono. Sì, sono delle tombe. Ma io ti giuro che se ci sono dei ragni da combattere, io mi ammazzo. Perché non posso. Mi fanno troppo schifo. Non ce la fa. Io ho l'ansia dei ragni. È più forte di me. Enigmi? Enigmi? Cos'è? Salve! Ma non va di sotto? Cada! Ah, non cade, non è un buco! Stupido io! Ok. Là! Inciampato il signorino qua. Cosa c'è qua? Niente. Oh! Antidoto. Chi è? Da che parte? Ah, qua allora. Andiamo per di qua allora. Di qui non ci arrivo. Proviamo. Sarà quello là? Attenzione, ho visto la situazione. Vediamo un po' se riesco a fare la magia. Sono caduto. Non c'è grappa. Chi mi ha avvelenato? Cosa? Che? Quando? Oh! Ma chi è? Oh! Così? Che tristezza. Dai, però ho capito dove devo andare. Vale. Amico mio, vedi, non sono ancora una persona finita. Ma adesso è uccidere questi senza che mi avveleni, lo stavo per dire. Via. Goal, gli scagnozzi di Arantir sono riusciti a entrare. Facciamo finta per un momento che non ci siano i goal, che ne dici? Ok, questi erano quelli che ci hanno fatto molto male l'ultima volta. No! Smart boy. Però no, non posso lasciarla. Gli scagnozzi di Arantir sono riusciti a entrare. Mi fanno solo molto male. Però so dove andare. Quanto? Che salto! Complimenti.
fatto male. Oh, ma è strabiliante. Mamma mia. Gli scagnozzi di Arantir. Ma gli scagnozzi è una sega. Non so se col fuoco gli faccio qualcosa. Sì. Sono morti? Ok, riproviamoci. Dov'è il mio scudo? Perché ogni tanto mi perdo lo scudo, il maledetto. Allora, vediamo un po' se... qui. Aia! Oh, ma che è? Cotta di maglia, è sta... Oh, no, sono stressatissimo. Ok. Ah. Avendo chiuso questa... A cosa è servito? Ma porco. Sto messo malissimo. Cotti a puntini. No, secondo me è un po' carne marcia, no? No, ma... Oh! Sono veramente trappole messe a bastardo, eh. Oh! Sono riusciti a... No, di nuovo qui! No! Ok. Devo riuscire a fare la magia come prima. Ah, ma come? Non è possibile! Gli scagnozzi di Arantir sono riusciti a entrare. Devo essere velocissimo a fare questa cosa, creare lo spazio. Che fa? Che fa? Che fa? Ah, ma che arena! Non so se l'hai visto. No, non ho più la cotta di sarcasmo. Andiamo avanti. Devo lasciarla. Se non ci fossi un domani. Ritorna come cosa? Oh, che fatica. Ma lei ha evito sta trappola? No, non c'è verso, eh. Ok. Cioè non c'è. Ma quello si è auto-ucciso? Forse ho visto che c'è un modo per evitarlo. Andando tanti. Non mi avvelenate. Fatemi passare voi. Ma sentiamo il punto di partenza. Chi c'è? Chi va là? Si è buggato. Va bene, ci piace lo stesso. Buggati sono belli. Molto gentile. Quanti? Sì, proprio. Non è... C'è l'antico... Sì, ok. Cos'è stato sto rumore? Ok. Madonna, di nuovo. Non è possibile, sto finendo le cose. E un altro. Ma illecita. Guarda che la querelo, eh. Uno. Oh no. Oh no. Oh no. Oh no.
Non mi ha... Perché? Non mi ha attivato la pozione. Oh. Eh? Che bello. Scagnozzi di Arantir. Sono riusciti a entrare. No, di nuovo a questo punto. Fuoco. Non mi sono rimesso la vita. Non mi sono rimesso la vita. Porca puttana. Sì, ha ragione. Tir, sono Aspetta, riusciti facciamo a una cosa. Prima ci prendiamo un po' di vita. Poi il soperello. Stanza, non ci siamo mai stati, vero? Sì, ci siamo stati invece. Ah, giusto. Ah, ha ragione. Oh, bello. Dopo lo guardiamo con calma. C'è Rosali. Siamo due. Caspiteria. Devo andare. Ma perché ogni stanza deve essere un dito in culo? Ah, che qui no. Cioè, se il fatto che questa stanza era chiusa, un motivo. Cioè, ci dovrà pure essere. No? Neanche in Dark Souls, Dio buono. Dio santo, no, mi si è anche disattivato il tastierino. No, mi va più il tastierino. Porca puttana, non va più il tastierino, non va più. Ah. Ho rotto la tastiera. None, speriamo di no. Allora, con molta calma. Voglio credere. È successo veramente. Come cacchio si monta? Ok. È ripartita. Ok. Ok. Cosa? Oh no, lo sai cosa succede? È finita il punto di salvataggio, è lì. No, è finita. No, Navi, ti prego, vieni a vedere, ti prego, guarda che succede appena torno, ti prego, guarda, caricamento, pa, morto. No, mi ha messo un punto di salvataggio lì. No, mi tocca caricare il salvataggio prima. Ma che senso ha fare un... Perché sto gioco non salva mai da solo e quando salva, salva nei punti di merda? Cioè, scusa, io... Muoviamoci all'ultimo. E niente, morto, morto. Che c'è una cacchio di trappola.
che fa la stronza. Riproviamoci, saltiamo. Come risolviamo? Niente, torna al menu principale. Salvendi l'ultimo il penultimo caricamento. Proviamo un po' a ricaricare questo. Vediamo che succede. Niente! Mi tocca ricaricare prima. Facciamo così. Con estrema calma, ok? Con estrema calma. Scagnozzi di Arantir. Sono riusciti a entrare. Sono qui contro gli scagnozzi di Arantir di merda. Quindi adesso. Niente! E niente, è crashato il gioco. Non mi ha fatto neanche tornare nel menu. Cioè, io... Sai cosa mi tocca fare adesso? Perché adesso ogni volta che mi crasha quando torna nel menu... Ora, ogni volta che riaprirò il gioco, mi ricrasha. Sicuro. È già la terza volta che lo reinstallo. La terza! Quindi... Facciamo così. Io per oggi chiudo qui. Ci vediamo stasera alle 21:30. Perché poi sto sudato, bisogna farmi la doccia, bisogna sciacquarmi per lo stress. Ci vediamo stasera alle 21:30. Non so ancora con che cosa, perché non so se Ri ci sarà. Se sarò da solo devo decidere cosa portare. E sarà una decisione molto difficile perché non ho idee. Quindi qualcosa riuscirò a inventarmi. A meno che non c'è Ri. Se c'è Ri di House of Da Vinci a randella. Ok. Via. Vi ringrazio per essere stati qui. È sempre un bel piacere. Le auguro una buona sera e una buona cena. E niente. Arrivederci a tutti. Ci vediamo stasera alle 21:30 qui su Isanana. Ciao.